Buonasera a tutti, ci ritroviamo come abbiamo fatto in passato nel giardino stupendo, giardino di Andrea, per parlare di tematiche legate al mondo degli agrumi. Oggi faremo una breve carrellata su quello che è un problema molto diffuso, non solo sugli agrumi, e che è un problema abbastanza importante. Sto parlando degli afidi. Allora, gli afidi sono degli insetti, sono dei rincoti che attaccano gli apici fogliari, appunto, dei germogli, e sono in grado di limitare fortemente la crescita di una pianta di agrume. In generale, cosa fanno questi piccoli insetti? Questi piccoli insetti sono dotati di un apparato boccale pungente e succhiante, quindi da una parte diciamo si introducono nella foglia o nel rametto e prendono linfa, e dall'altra parte la espellono. Da questo punto di vista è molto interessante capire un pochino di come questi insetti arrivano sulle nostre piante, in particolare sugli agrumi. I pidocchi delle piante, perché così vengono chiamati in maniera abbastanza semplice, praticamente sfruttano il loro rapporto con le formiche. Le formiche sono degli allevatori, perché praticamente si impadroniscono delle uova degli afidi, le proteggono durante il periodo invernale, quindi le mantengono in un luogo caldo che le fa appunto sopravvivere, per poi riportarle sulla vegetazione al momento in cui, diciamo, che si aprono i primi germogli. Questo trasporto arriva fino alle piante, appunto fino alle nuove foglie, e gli afidi iniziano a pungere e succhiare, formando una melata. Questa melata fa parte diciamo del sostentamento della formica, una sostanza zuccherina di cui esse sono ghiotte. E praticamente cosa fanno? È come se le allevassero, è come se fossero un po' le nostre vacche, diciamo. Praticamente le spremono anche, cioè proprio nel vero senso della parola, in quanto le formiche con le zampe anteriori vanno a premere sul dorso dell'afide, spingendolo appunto a produrre questa melata. Questo è un breve excursus pseudoscientifico per far capire un attimino come funziona, però a noi, diciamo, che ci interessa un discorso di salute della pianta. Questo è un po' quello che fa l'afide. L'afide attorciglia le foglie, perché sottraendo linfa la foglia si ripiega su se stessa. Questi insetti fanno questo solamente sulle giovani foglie, perché il loro apparato boccale non ce la farebbe a entrare dentro foglie più mature, e quindi a cibarsi su una cuticola così dura, diciamo. Gli afidi sono distribuiti sulle nervature, perché è da lì che arriva il maggior flusso di linfa. Come combattere questi insetti? Allora, combattere questi insetti si può fare in diversi modi, chiaramente dipende dall'entità dell'attacco. Ora facciamo una piccola distinzione. L'afide, il pidocchio che colpisce gli agrumi, si chiama Aphis citricola, è il chiamato comunemente pidocchio verde. Insieme a questo c'è l'Aphis gossipi e l'afide bruno. L'afide bruno è altrettanto, diciamo, famoso per andare anche, per esempio, sui piselli, sui baccelli, ma anche sugli agrumi e sulle altre piante, oltre le fabacee. Allora, questi insetti, come detto, vanno curati a seconda dell'entità del danno che producono. Se noi abbiamo una pianta isolata, sarà possibile cimare il germoglio, perché così facendo chiaramente si elimina direttamente alla base il problema. Nel caso in cui Andrea, che ha molte piante, si trovi di fronte a un attacco di afidi più massiccio e vuol preservare la sua vegetazione da questo danno, che non è solamente un danno estetico ma è anche un danno funzionale, allora sì, bisogna porre dei rimedi. Come sempre, quando si parla di malattie delle piante, ci si aprono due differenti macromondi: il macromondo chimico, quindi gli interventi di lotta chimica, e gli interventi di lotta biologica, a cui, come sempre diciamo, io e Andrea siamo particolarmente affezionati. Per quanto riguarda la gestione chimica della malattia, si possono usare moltissime sostanze. Le sostanze che vengono più usate di solito appartengono alla famiglia dei neonicotinoidi, e sono per esempio l'imidacloprid. Come sapete, l'imidacloprid ha un potere negativo, per esempio, sulle api, quindi bisogna stare molto attenti a quando si dà, e evitare momenti in cui le piante siano in fioritura. Se dato in periodo di fioritura, le api che vanno a prendere il prezioso polline dei fiori
si intossicano e quindi muoiono, quindi bisogna stare attenti a darlo. È un rimedio molto efficace in quanto, essendo un insetticida sistemico, i prodotti a base di imidacloprid ma anche di tiacloprid, di tiamectoxan, eccetera eccetera, rimane e persiste sulla pianta, quindi per un mese e mezzo sarete coperti dal principio attivo. Altri principi attivi sono i cosiddetti piretroidi, quindi deltametrina, cipermetrina. Questi sono un pochino meno impattanti a livello ambientale perché, diciamo, hanno un tempo di carenza stimato intorno ai 3-4 giorni. Questi agiscono per contatto, quindi non appena si irrora il pesticida sull'insetto, questo muoie abbastanza immediatamente, insomma. E questa più o meno sono le basi della lotta chimica agli afidi. Per quanto riguarda la lotta biologica, allora, innanzitutto parliamo di sostanze che comunemente possono essere trovate in casa, quindi sono i cosiddetti rimedi della nonna, che assolutamente male non fanno e che sono molto utili. Per esempio, anche qui nel caso di non molte piante, perché se si parla su grande scala è un pochino problematico andare con i rimedi della nonna, però se uno ha qualche pianta che è infestata e la vuol trattare, si può fare l'aglio. L'aglio, conosciuto fino dall'antichità per le proprie proprietà battericide, comunque sia come dissuasore per gli insetti, ma anche per l'uomo, comunque ha delle facoltà, diciamo, mediche molto importanti. Basta fare una piccola cosa: in mezzo litro d'acqua ci si mette una piccola testa di aglio, la si fa cuocere per 5 minuti, la si fa raffreddare e poi si può spruzzare direttamente sugli afidi. Questo è un rimedio che funziona molto bene. Un altro rimedio che è consentito in agricoltura biologica è l'impiego di derivati, appunto, del piretro naturale, come le piretrine. Quindi in grazie a questi prodotti potremo eliminare in maniera piuttosto sana e senza grossi impatti ambientali il nostro problema di afidi. Allora, gli afidi arrivano con l'arrivo della primavera e sono chiaramente in concomitanza con l'esplosione fogliare delle piante, quindi la nuova crescita vegetativa annuale. Quindi bisogna stare molto attenti perché sono veloci a insediarsi sulle giovani foglie. Quindi al momento in cui si vedono bisogna trattare, bisogna sia che si scelga una lotta di tipo chimico che una lotta di tipo agronomico, bisogna comunque sia trattare. Quindi sempre allerta e occhio alle piante che hanno gli afidi. Ciao a tutti!